Napoli, Istituto Universitario Orientale, 13 maggio 2009. Tahar Lamri incontra gli studenti per la presentazione del suo libro I 60 nomi dell'amore. Edito Mangrovie, vincitore del Premio Letterario Internazionale e Città di Anghidiara e del Premio Microeditoria di Qualità. Lo scrittore algerino, arrivato in Italia nel 1986, dopo aver vissuto in Francia e in altri paesi europei, organizza seminari e convegni sulla letteratura dell'immigrazione e del multiculturalismo. Per lui, scrivere in Italia, vivere la lingua italiana, convivere con essa e farla convivere con le sue altre lingue materne, significa forse creare in qualche modo l'illusione di avervi messo radici. Il passo scelto, il pellegrinaggio della voce, racconta l'immigrazione non più come mero nomadismo, ma come perdita della propria identità. Un immigrato, diciamo, chiamiamolo così, non riesce sempre a darsi una definizione vera, perché la definizione forse richiede una unidimensionalità che un immigrato non può avere, perché l'immigrato diciamo che conosce in vita l'esperienza della morte, perché muore a dei paesaggi, muore a degli affetti e rinasce altrove, ad altri paesaggi, ad altri affetti, un'altra situazione. E quindi quando rinasce nell'altra situazione, in questa nuova situazione, diventa sospeso. Allora, io racconto una storia sul giornalismo, come è visto in Italia, rispetto alla questione degli immigrati. E un po' me lo rimproverano, perché la storia è così, io dico così. Si dice che il pesce rosso ha una memoria che non va oltre i 3 secondi. E quindi, anche nuotando in un boccale stretto, si dimentica quando cozza il naso contro il vetro e crede di nuotare nell'oceano. I giornalisti italiani, purtroppo per noi, vivono nel boccale della cronaca e, parlando di immigrati, credono di essere nella mondializzazione e nella globalizzazione. Quindi hanno questa storia qui come se fossero dei pesci rossi. Nei suoi scritti, linguaggi diversi e culture lontane si incontrano in un luogo comune, inteso come spazio collettivo, in cui si vive il paradosso della convivenza come doppia assenza.